stasera c'è stata l'assemblea dei soci per decidere il futuro di questa struttura, in quanto la struttura è commissariata, cioè in fase liquidatoria, già da 3 anni e qualche mese. I soci, il comune di Nocera, il comune di Corbara, assente il comune di Bagani perché non c'è rappresentanza, e quando fra poco si va a votare sarebbe dovuto venire il commissario, ma stasera per motivi suoi personali e familiari non è potuto venire. Stasera almeno si è messo un punto fermo. La fase liquidatoria dovrà chiudersi entro il 31 di dicembre 2020. Il 1 gennaio ci deve essere una nuova struttura che deve governare la struttura mercantile di Pagani, Nocera, Corbara. La verità è che noi ci trasciniamo in questo stato, come ho detto, al di là dei vari colori amministrativi, ormai da circa 2 anni, al di là dei vari colori amministrativi del comune di Pagani, perché è il comune di Pagani che ci tiene un po' in stallo tutti quanti. Quindi noi siamo venuti qui oggi per dovere anche per formulare un indirizzo inequivoco perché entro la fine di quest'anno si prenda una determinazione, che la fase liquidativa cessi e si decida quando sarà dopo le elezioni del comune di Pagani, non prima non sarà possibile, che tipo di nuova ipotesi di governance societaria della struttura del mercato, che non sia più quella di una perdurante liquidazione, che potrà essere o la proposta che fece 2 anni fa il comune di Nocera su una ipotesi di modello di gestione societaria differente, con una gara pubblica, con un bando europeo per trovare insomma un soggetto qualificato di portata nazionale minimo in grado di gestire economicamente la struttura, o in subordine a una ipotesi che si era affacciata nel dibattito più recente di una remissio in bonis dell'attuale assetto consortile, ma con una riduzione consistente dell'organo di gestione che è il Consiglio di Amministrazione, non più di 11 membri, ma di 3 massimo, non di più, ma 3, io dico sia l'ideale, 5 membri. Mi sembra che era doveroso prendere atto e finire questa fase di liquidazione, che doveva essere solo il trampolino di lancio per organizzare una nuova compagine o una rimessa in bonus. Quindi, ma solo con questo metodo si può andare avanti e si può creare una struttura adeguata alle attività che sono presenti in questa struttura. Penso che sia comunque una soluzione assolutamente ottimale quella di attendere che si definiscano le situazioni relative alle elezioni del comune di Pagani, e anche per una scelta deontologica e corretta aspettare prima che venga definito l'assetto del comune di Pagani. Dopodiché penso che sia assolutamente un termine congruo quello del 31-12. Sì, devo dire che io i soci li tengo costantemente aggiornati su tutto, sugli eventuali ricorsi in contenzioso, su gestioni comunque dell'attività ordinaria, sugli interventi di manutenzione che vengono svolti all'interno della struttura, pertanto loro sono a conoscenza all'istante di quello che accade.